Siamo qui a Procida in compagnia di Michele Scotto, commissario cittadino per Fratelli d'Italia qui a Procida. Sta nascendo un nuovo movimento, Procida che avanza. Sì, in effetti è un movimento nato proprio nelle ultime ore, perché siamo stati onorati di avere due dirigenti nazionali, Pietro Diodato e Carmela Rescigno, i quali mi hanno raggiunto per toccare con mano una serie di problematiche che da tempo stiamo cercando, diciamo così, di metterle in evidenza e cercare di trovare una soluzione. Infatti abbiamo affrontato in questi due giorni a Procida una serie di aspetti legati ai trasporti marittimi, alla viabilità dell'isola, ai vari divieti di circolazione, la sanità, e abbiamo anche recentemente incaricato un amico medico che si occuperà appunto di collaborare con la dirigenza nazionale per i problemi di natura sanitaria. Perfetto, quindi stiamo parlando di una serie di problematiche di primaria importanza per quanto riguarda la vivibilità, ma anche la mobilità qui sull'isola di Procida. Un'isola per un certo aspetto anche abbastanza trascurata dalla politica. Sì, allora io personalmente, diciamo così, sono sceso in campo in prima persona da pochi mesi, e da febbraio che ho avuto questa nomina, ma ho sempre avuto questa timida passione per la politica. Impegni professionali fino a qualche mese fa me lo impedivano, e adesso che sono tornato padrone del mio tempo ho voluto nuovamente, perché sono un ex consigliere comunale che sono stato eletto nelle elezioni comunali del 96 fino al 2000, poi per esigenze lavorative e familiari scelsi di rimanere in panchina. Adesso appunto, ripeto, sono tornato nuovamente in campo per offrire il mio contributo, vista questa mia timida passione per la politica, senza sete né di protagonismo né di potere, e appunto voglio cercare di mettere a disposizione il mio tempo, oltre che la mia passione, per cercare di risolvere questo immobilismo amministrativo che si è creato negli ultimi 4-5 anni sul territorio procidano. Perfetto, quindi un'esperienza politica già maturata, sicuramente antica, ma mi permetto di dire a breve, non brevissimo, ma a breve ci saranno le elezioni qui a Procida. Dobbiamo aspettarci di vederla in lista? Allora, io personalmente dico questo, io ci sono, ci sarò sempre, ribadisco, non voglio essere ripetitivo, non ho sete né di potere né di protagonismo, voglio offrire, diciamo così, parte del mio tempo a migliorare questo territorio, a cercare di snellire questo immobilismo amministrativo che si è creato. Io sono anche geometra e vi dico che l'edilizia è totalmente ferma, addirittura forse l'ufficio tecnico del Comune di Procida è diventato quasi del tutto inesistente, perché vuoi che per qualche impiegato che è andato in pensione, vuoi che per qualche impiegato che dovrà smaltire le ferie, perché le casse comunali hanno, l'attuale amministrazione hanno ereditato questo dissesto finanziario, e che da 4 anni, diciamo così, non si fa altro che parlare di questo, anziché, diciamo così, di cercare di risolvere le problematiche quotidiane. E quindi appunto, dicevo, le commissioni, diciamo così, lavorano a rilento, gli uffici oramai sono praticamente vuoti perché molti impiegati sono andati in pensione, e non penso che si può rimanere lì a guardare, quindi qualcosa uno si dovrà, anche perché uno che si propone di amministrare deve anche inventarsi qualcosa per amministrare. Dopo Michele Scotto, fresco di nomina, Gennaro Cibelli, responsabile per la sanità di Fratelli d'Italia qui a Procida. Sì, da stamattina mi è stato dato questo incarico da parte della dottoressa Rescigno, una collega che ho conosciuto in occasione delle elezioni europee recenti. Da lì è nata una collaborazione, grazie a Michele anche una sorta di amicizia, possiamo già dire. E abbiamo parlato di, ovviamente essendo colleghi, di quelli che erano i problemi della sanità qui sull'isola, e lei ha deciso, insomma, mi ha fatto questa proposta, e io
ho volentieri accettato, perché al di là di tutto sono, mi interesso anche di politica locale già da molti anni qua a Procida, sono stato già consigliere comunale, mi sono occupato di varie cose, ma ovviamente il mio lavoro e la mia preparazione è soprattutto tesa, diciamo, alla sanità e a cercare di migliorare eventualmente con questa collaborazione che è nata adesso quelli che sono ovviamente i problemi dell'isola essenzialmente. Perfetto, quindi una presenza qualificata all'interno dell'entourage di Fratelli d'Italia, una nomina importante. Beh, la prendo come, ovviamente io l'ho presa come un grande segno di nei miei riguardi di grande considerazione, e ovviamente io metterò tutto l'impegno possibile e la mia professionalità, la conoscenza del territorio per cercare appunto di migliorare, diciamo, quelle che sono le situazioni sanitarie qua sull'isola. Problemi ovviamente ce ne sono anche abbastanza noti, sono stati, voglio dire, anche sviscerati a vario livello, e sono problemi, insomma, che ancora non sono stati del tutto risolti, e quindi cercheremo con questa collaborazione di dare il nostro contributo affinché, insomma, si migliori sempre di più l'assistenza sanitaria qui agli isolani. Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrizzano.